Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Volt. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Partito a partito, suave suave sito, lo vamo pegando, poquito a poquito. Questa mi rocca, lugar es favorito, favorito, favorito. Partito a partito, suave suave sito. Qualcosa si deve essere rotto, inevitabilmente, anche perché Higuaín l'ha sempre detto, rispetto Napoli, rispetto la città di Napoli, rispetto il Napoli e rispetto i napoletani. E credo che l'abbia anche dimostrato in occasione sia della gara di campionato d'andata allo Juventus Stadium, sia nell'occasione della gara di andata di Coppa Italia, sempre allo Juventus Stadium, e anche questa sera, la gara di ritorno della Coppa Italia al San Paolo di Napoli, la sua ex squadra, il suo ex stadio, la sua ex gente. Ma anche, in realtà, il suo ex presidente. Ancora una volta Higuaín segna al Napoli per la terza volta in questa stagione. Con solamente 3 tiri nello specchio della porta, Higuaín è riuscito a segnare ben 3 gol al Napoli. E se a inizio anno magari ci si aspettava un Higuaín che magari avrebbe anche fatto fatica a giocare una gara contro Napoli, almeno per quanto mi riguarda, perché secondo me la presenza di Higuaín al San Paolo non era così scontata come in realtà dovrebbe essere di logica. Un calciatore tesserato per una squadra va a giocare quando la squadra va a giocare in un determinato stadio. In realtà io avevo molta paura dell'incolumità di Higuaín al San Paolo. Per esempio, questa sera è entrato un invasore di campo, è andato in campo per far vedere, come al solito, la sua maglietta. Tra l'altro non è neanche la prima volta che fa invasione di campo per sponsorizzare un po' la sua attività. Ed è riuscito a tranquillamente entrare, a superare le barriere, a superare i controlli, a superare gli steward. Ma pensiamo a un pazzo, a un fanatico, perché in qualsiasi tifoseria, non mi piace mai fare di tutto l'erba un fascio, e in qualsiasi tifoseria del mondo chiunque potrebbe essere pazzo, potrebbe essere instabile mentalmente e potrebbe volersi vendicare di un giocatore come Higuaín, che ha dato tanto, tantissimo al Napoli, è stato un giocatore di fondamentale importanza negli ultimi anni della società partner europea. E pur di dar notizia, pur di far vedere che comunque lui c'è, lui può vendicare l'onore del suo club, potrebbe decidere di fare del male ad Higuaín. Questo è serio, è grave, anche perché, come ho già detto, i giornali hanno creato un clima di tensione veramente insopportabile, instabile. Una partita molto nervosa già nei primi minuti di gioco, infatti l'arbitro ha cercato di far capire ai giocatori anche in occasione di 2 o 3 contrasti che ragazzi, bisogna stare calmi, bisogna giocare a pallone, bisogna fare la partita. E quindi non era così scontato la presenza di Higuaín, anche per cercare di proteggerlo, almeno nella mia testa. Poi magari per voi è un'altra cosa, è una cosa logica che ci sia, cioè lo è anche per me, ma non era così scontato per quanto mi riguarda. Però dicevo che Higuaín ha sempre dimostrato di tenere ancora al suo passato, a un club come il Napoli che è andato a prelevarlo per 40 milioni di euro. E guardate bene che quando è arrivato Higuaín per 40 milioni di euro, io mi ricordo, dato che Higuaín era anche vicino alla Juve, e 40 milioni sembravano tanti, sembrava un esborso economico eccessivo, non per la qualità del giocatore, perché già a Madrid Higuaín era una stella, e non dico solo a Madrid, perché già a River si vedeva che era un attaccante che con il pallone tra i piedi, davanti al portiere, in qualsiasi modo poteva essere decisivo. Addirittura il primo anno con Benzema e Cristiano Ronaldo, Higuaín ha completato un tridente che ha scritto la storia del Real Madrid, uno dei tridenti che ha segnato più gol, credo, nella storia del Madrid, con 3 giocatori, quindi insomma un attaccante fenomenale. Stiamo parlando assolutamente di un attaccante fenomenale, ma non lo scopriamo oggi e non lo dico io. E per 3 volte Higuaín, che ha segnato a Napoli in 3 occasioni, ha deciso di non esultare. La prima volta in realtà mi aveva lasciato un attimino perplesso questa decisione di Higuaín. Ho fatto anche un video dicendo che secondo me non era così giusto la mancata esultanza di Higuaín, nel senso, un attaccante vive per il gol. Higuaín è un professionista, ha deciso di prendere la strada della Juventus. Quando fai gol per la Juventus, mi sembra anche rispettoso nei confronti dei tuoi nuovi tifosi esplodere di gioia, perché comunque Higuaín si vede che quando segna anche al Napoli è felice dentro, ma per rispetto decide di non segnare. E col tempo magari ho cambiato la mia idea e credo che sia giusto il fatto di cercare di dimostrare ai tifosi che sei rimasto un attimino fedele. Ma questa sera, per la prima volta, Higuaín è riuscito a segnare al San Paolo dopo il ritorno di domenica, la prima volta che tornava a San Paolo di domenica, e già nel riscaldamento avevamo fatto vedere un gesto particolare di Higuaín che indicava in tribuna. E guarda caso, la tribuna dove di solito siede De Laurentiis. Ora, sapete benissimo che sono sempre stato il più sportivo possibile,
ho sempre cercato di parlare bene delle squadre anche in occasione dell'ultimo video in cui il Napoli ha fatto una partitona nella partita di domenica e sicuramente il pareggio gli stava molto stretto. Ho sempre cercato di essere il più imparziale possibile, ma ovviamente sono un essere umano e ho le mie simpatie, le mie antipatie verso personaggi del mondo del pallone. E devo dire la verità, De Laurentiis fra tutti forse è il personaggio, il presidente che mi sta meno simpatico di tutti, per tanti atteggiamenti, per tanti modi di fare, anche per molto il modo di porsi. Io giudico molto le persone da come si pongono davanti alle telecamere o comunque con i giornalisti o comunque con i tifosi, e De Laurentiis non lo considero veramente un grandissimo uomo, nel senso che credo che abbia delle cose sotto le quali deve migliorare tanto per ricoprire un ruolo così importante come presidente di una squadra che in Italia sta scrivendo delle bellissime pagine di calcio anche per merito suo, perché il Napoli è stato preso da De Laurentiis in categorie molto molto più basse della Serie A, è portato fino alla Champions League, ha acquistato campioni come Hamsik, Lavezzi, Cavani, lo stesso Higuain, quindi vuol dire che De Laurentiis al Napoli ha dato tanto, ma credo che almeno da tifoso esterno non riesco ad avere un'idea positiva di De Laurentiis, e credo che al 99.9% l'addio di Higuain di quest'estate sia stato dovuto proprio al presidente. Ci sono state sicuramente delle ruggini, c'è stato sicuramente qualcosa che ha rotto il giocattolo perfetto, e secondo me molto sta anche nella clausola di 90 milioni. Sai, magari il giocatore te la firma, ti firma il rinnovo con clausola di 90 milioni, però sai, dici 90 milioni, diavolo, se voglio andare via dalla squadra e un'altra squadra mi vuole, 90 milioni di euro sono tantissimi e magari mi preclude la possibilità di andare nel club in cui voglio andare. La Juve è riuscita a sborsarli questi 90 milioni, pagabili tra l'altro in 2 anni, secondo me ha fatto un affare incredibile, anche perché è autofinanziato sia dalle cessioni e comunque anche dagli introiti stadio e Champions, e quindi la Juve sicuramente l'affare l'ha fatto. Ma già in conferenza stampa Higuain, nella presentazione a Torino, aveva fatto capire che la città, i tifosi, la società, anche Sarri stesso e tutti i suoi compagni di squadra erano persone, erano soggetti che hanno fatto tantissimo per lui, ma che in realtà col presidente qualcosa si era rotto, anche solo il fatto dei diritti d'immagine. Secondo me è paradossale che una società così importante come il Napoli debba avere dei paletti così rigidi per determinati giocatori, perché diciamoci la verità, Higuain è arrivato al Napoli che era un giocatore di fama internazionale e si è evoluto, ha completato il suo percorso di crescita internazionale con i 36 gol dell'anno scorso e comunque con buone giocate anche in coppe europee, e quindi era naturale magari anche che Higuain volesse qualcosina di più a livello economico di diritti d'immagine. Ma De Laurentiis sappiamo benissimo che è ferreo sotto questo punto di vista e sta cercando di convincere anche Insigne a firmare un rinnovo che Insigne non vuole firmare a determinate condizioni, e sempre il nodo è lo stesso: la clausola di rescissione e i diritti d'immagine dei calciatori. Ecco, secondo me questo è uno dei grandi errori di De Laurentiis, e poi si rischia di fare delle figure agli occhi delle tifoserie come quella di Higuain, che sembra quasi che il giocatore sia stato costretto ad andare via, il giocatore abbia voluto andare via a tutti i costi, quando in realtà probabilmente dietro c'è stato qualcos'altro, e questa esultanza non esultanza di Higuain probabilmente ne la conferma.